semifinale Champions Cup calcio a 7 Open al Centro Sportivo Barona di Milano. Si affrontano Auto Salone Testoi e Ilan Brangeles. Da fuori da parte di Di Lillo, che poi carica il destro, costringe la respinta. Il traversone la vuole, c'è il gran gol! Vantaggio! Otto Salone Testoi! Riesce poi a giocare ancora lateralmente. Tentativo! E c'è il gol del pareggio segnato da Di Lillo. Attenzione che subito va la conclusione. Di calciare a larga, però dice che tira la gran botta, sassata vincente Ciavarella, che ora in zona tiro. Attenzione, la possibilità, il piattone, la parata, tutta la punizione con la spinta, ma c'è il gol del pareggio. La punizione adatta a un mancino, infatti la punizione, l'incrocio dei pali di Lillo. Salta Carulli, ancora Di Lillo! Ed è un altro golasso! Dall'altra parte si accentra e segna! Di Lillo! Tattivo di conclusione al giro, il palo! Colpito da Gavagni! Non ci arriva, la rimette in mezzo e poi la conclusione murata. Ancora i Testoi che trovano il gol del pareggio! In questo momento duplice fischio finale da parte del signor Mastrotuato. Si va dunque ai calci di rigore. Prima calciare Carulli per Auto Salone Testoi, che spiazza. Ciavarella si ferma, la conclusione, para! Ha il match ball. Riva e segna. E dunque in finale Auto Salone Testoi, prima finalista. Siamo con Nicolas Testoi, da buon capitano, hai tirato giù la squadra dall'aereo, l'ultimo sospiro, hai chiuso gli occhi, hai tirato la botta, è andata bene, hai fatto il pareggio, poi il rigore, insomma, è andata bene per voi. Sì, l'avevamo già sfiorato 5 minuti prima, c'è andata un po' di sfortuna, alla fine sono riuscito a infilarla. Partita tirata, loro una buonissima squadra che quest'anno avremo anche in campionato e niente, la lotteria dei rigori a sto giro ci ha portato bene. Bene, adesso allora appuntamento in finale, insomma siete sempre voi campionissimi del campionato, bisogna continuare così. Ci proviamo e vedremo anche quest'anno come va a finire. Bene, grazie e complimenti. Buona serata. Ciao.